Come supponevo, Mary Poppins, praticamente perfetta sotto ogni aspetto. Ragazzi, come state? Ok, io oggi sto veramente bene, ma posso assicurarvi che il passato fine settimana è stato un pochino impegnativo. Perché? Beh, perché sono uscito a Perugia con il mio amico Diabolico e abbiamo fatto veramente tardi. Però la sorpresa è stata che, entrando in uno dei tanti pub, ho visto un'amica che non rivedevo da quest'estate. Esatto, ho visto Silvia. E Silvia è una ragazza fantastica, veramente fantastica. È divertente, è simpatica e molto, molto bella. E quando ci siamo rivisti, ci siamo riabbracciati. Poi, all'improvviso, lei si è fermata, mi ha guardato e mi ha detto: Riccardo, sono diventata cicciona. Ora, non voglio che fraintendiate quanto sto per dirvi. Però posso assicurarvi che quando l'ho vista ho pensato a tutto tranne che fosse diventata cicciona. Però dopo che lei me l'ha detto, ho cominciato a pensare: in effetti sei un po' ingrassata, eh? Ok ragazzi, adesso voglio spiegarvi una tecnica che funziona in oratoria. Ovvero, se voi parlate davanti a un pubblico, evitate di mettere in risalto i vostri difetti, le vostre debolezze. Perché? Perché se davanti a un pubblico di 20 persone noi facciamo un errore mentre parliamo e non diciamo niente, è possibile che di 20 persone se ne accorgano in 5. Ma se davanti a un pubblico di 20 persone facciamo un errore e diciamo scusate, ho sbagliato, vi assicuro di 20 persone se ne accorgeranno tutte e 20. E la stessa cosa vale anche nella vita. Quindi se volete essere praticamente perfette o praticamente perfetti come Mary Poppins, c'è solo un modo. Volete saperlo, eh? Curiosi. Ok, c'è solo un modo. E consiste nel non mostrare, non dire agli altri quali sono i nostri punti deboli, ma lasciare a loro l'arduo compito di individuarli. Ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Se così è stato, un mi piace, un commento, una condivisione e potete sempre iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook. Da qua, da Barcellona, è tutto. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao!